Morire oggi, Canicattì, ma tutta la provincia di Agrigento celebra la giornata dello sport paralimpico, naturalmente oltre le barriere. Sì, buongiorno a tutti, per intanto diamo inizio a questa bellissima giornata che più che territoriale è nazionale. È un evento che darà la possibilità di poter cominciare a dire che stiamo cominciando all'atto pratico, dando dimostrazioni che oggi inizieremo qua al comune, poi andremo nelle scuole, in due scuole, inizieremo da poco, però piano piano poi faremo il giro di altre scuole e nel pomeriggio poi saremo al palazzetto dove cominceremo a fare con l'atto pratico la dimostrazione, oltre alla dimostrazione daremo pure la possibilità di poter fare degli sport, di poter provare degli sport a delle persone che verranno. Ma la cosa che a me ci tengo talmente molto a dire che spero che vengano tante persone, perché dobbiamo cercare di socializzare, che è la cosa più importante. Lasciamo perdere il discorso paralimpico, persone speciali, disabili, deve essere un giorno dove ci sarà socializzazione e dobbiamo togliere questa discriminazione, che è importante. La cultura sta cambiando comunque, voglio dire, anche le pubbliche amministrazioni si stanno adeguando, le barriere sono state comunque eliminate, sappiamo che comunque le sedi di municipi o di altri enti pubblici sono in locali antichi, quindi spesso è anche difficile abbattere quelle barriere, però ecco, adesso con un po' di buona volontà si può rendere normale la vita anche per una persona che comunque per un motivo o per un altro non ha le stesse abilità degli altri. Sì, hai detto bene, però la cosa principale che dobbiamo fare è mettere in evidenza. Mettere in evidenza significa che quelle persone che dicono che ci sono delle difficoltà, ci sono delle barriere, se non vieni fuori e non guardiamo qual è il tuo problema, anche le autorità non possono provvedere a dare giustamente l'esempio di poter dire c'è la mancanza di questo, di quello, di quella, se non siamo noi a dare le soluzioni, come ho detto ieri sera. Cioè, se noi non diamo le soluzioni, cioè non veniamo fuori e diamo visibilità ai nostri problemi, non ci sarà mai come poter arrivare a una soluzione. E quella è una cosa importante, perciò dobbiamo cercare di mettere in evidenza e venire fuori. Oggi è la giornata dello sport paralimpico a Canicattì, c'è anche la sua presenza per portare la sua testimonianza e anche quello che lei fa ogni giorno come lavoro. Io mi occupo di musicoterapia già da diverso tempo, sono felicissima di partecipare a questo progetto, che è un progetto che parla di diversabilità, quindi della possibilità che abbiamo di includere le potenzialità di tutti all'interno di un progetto comune di crescita, di inclusione, di valorizzazione del potenziale umano attraverso quello che è la musica, il suono, che sono degli elementi assolutamente universali, dei valori universali che possono mettere in relazione e rafforzare la relazione, oltre che l'autostima, tutta una serie di obiettivi importantissimi per lavorare appunto sulla persona. Sì, assolutamente. L'ultima parola, la buona volontà, è quella che è il segreto della buona riuscita di tutte queste iniziative, ma soprattutto della cultura dello sport paralimpico in provincia, che sta crescendo facendo passi da gigante. Ne danno ragione i numeri: fino a qualche anno fa esisteva solo una piccola attività sporadica, mentre quest'anno, ad esempio nel 2019, che ora possiamo fare un bilancio, abbiamo chiuso con squadre della provincia di Agrigento che hanno fatto i campionati regionali di tennis tavolo, una squadra della provincia di Agrigento che è arrivata secondo nel campionato regionale di calcio a 5, partecipazione all'atletica, e già c'è un'anticipazione per il 2020 che sarà lanciata in provincia di Agrigento, altre due discipline a livello ufficiale saranno il baseball paralimpico, che già abbiamo la squadra, e il baseball paralimpico, come dicevo, è l'equitazione. Oggi sarà una giornata un po' particolare, ci saranno anche delle dimostrazioni presso il palazzetto nel pomeriggio. Diciamo, Aurelio, stiamo insieme, staremo insieme, è la cosa più bella. Sì, assolutamente, due fasi. La prima, sensibilizzare
non solo gli alunni delle scuole, che credo che sono ora abbastanza sensibilizzati, ma soprattutto i docenti in particolare, quelli che fanno attività di sostegno, che i loro utenti possono fare tutto meglio dei normodotati. La seconda parte invece, nel palazzetto dello sport, daremo dimostrazione visiva e pratica di quello che sanno fare i ragazzi paralimpici, integrati anche ai normodotati, con tante belle iniziative. Sindaco, una buona amministrazione non può prescindere dall'attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, tra quelli che hanno delle disabilità. L'attenzione della sua amministrazione è stata massima, sappiamo quanto sensibile è in questo senso, ed è bello vedere persone che comunque hanno delle difficoltà praticare sport. È una cosa di nuovo, ecco, una cosa, un'innovazione culturale che deve coinvolgere comunque adesso tutta la comunità. La disabilità non deve essere vista come un ostacolo, anche se oggettivamente in alcune circostanze, in alcune realtà si manifesta, ma lo sport rappresenta la massima forma di integrazione sociale, quindi queste iniziative che mettono in luce, evidenziano come i ragazzi meno fortunati di altri riescono a integrarsi perfettamente, a svolgere attività anche agonistica con ottimi risultati, è un bel segnale. Abbiamo raccolto con grande entusiasmo la proposta che c'era fatta dal CIP, dalla delegazione regionale del CIP, per organizzare questa iniziativa a Canicattì. Oggi vi sarà appunto tutta una serie di iniziative che coinvolgerà le scuole, ma che poi si concretizzerà nella reale e fattiva partecipazione dei soggetti disabili ad attività agonistiche che si svolgeranno nel palazzetto Setta e Livatino nel pomeriggio, che non è certamente rivolta soltanto alle persone disabili, ma anche a tutta la collettività, in modo tale da favorire quanto più possibile questa integrazione. Sì, assolutamente sì. Siamo tutti uniti nel portare avanti una serie di piccoli progetti che però penso che renderanno particolare questo periodo di Natale. Stiamo coinvolgendo tutti i nostri concittadini, tutte le nostre associazioni. Oggi in particolare con la festa, è una vera e propria festa, la festa dello sport, la giornata paraolimpica, che viene fatta contestualmente in tre diverse province, una delle quali ad Agrigento, nella fattispecie qui a Canicattì. Come dicevano gli atleti, come dicevano anche gli organizzatori, è importante la socializzazione, senza dimenticare che il nostro obiettivo è quello di trasferire le buone prassi. La crescita dello sport del bambino, la crescita del bambino attraverso lo sport è fisiologica. Contestualmente riuscire a superare determinate barriere anche nel mondo dello sport per i disabili e trasferendo pure dei messaggi legati alla condivisione, allo stare insieme, al poter includere in un percorso di crescita tutti i bambini, secondo me è il messaggio che speriamo riesca ad arrivare ai più.